svegliarsi presto. Wow! Questa focaccia, che meraviglia! Con queste winter vibes. Video ci troviamo in montagna, ma più precisamente a Cervinia, ma soprattutto più precisamente ci troviamo al Valtour Cervinia Cristallo Ski Resort e siamo qui per 3 giorni sulle piste. Oh! Ma soprattutto aggiungo io davanti Guardate, a una vista che vista piano. Che vista dalla no dalla mia posizione camera. Io la mattina, io che meraviglia, qua. Che meraviglia, piccolo room tour di questa meravigliosa stanza, super super, ma lo so che io vado troppo nei dettagli, ma quanto amo le sedie di velluto, adoro profondamente. Stanza con armadio tutto in legno, adoro queste texture, specchio e bagno stupendo, meraviglioso, bellissimo. Siamo arrivati, è 1:30, andiamo a noleggiare subito l'attrezzatura e poi andiamo a pranzo. All'interno della struttura è presente una ski room brandizzata Rossignol, cioè praticamente è possibile noleggiare attrezzatura di Rossignol e quindi ora siamo per prendere scarponi e snowboard e tavola da snowboard. Hanno questa misuratore del piede, praticamente ti scansiona, ti fa la scansione 3D del piede per valutare perfettamente, precisamente la misura. Pazzesco. Bravo, un bel calzino, non è scontato, eh? Tanta. Però tu in pratica mi dicevi che palleggi però appoggi molto di più il sinistro. Sì, sì. E di qua si vede. Tan 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 tan, bada là. Ce n'è un po', ce n'è semplicemente un po', bada là. E di qua in Italia 25 metri e sotto ti farà vedere una cosa. Beh. Accolti con... Oddio, di cosa stiamo parlando? E pranzo al bistro, io ho una tartare di tonno con questa spuma di bufala e avocado. Jimmy, da dividere un pochino, un vegan burger. Mi ricordo della Thai. Burger di soia con delle chips di patata dolce. Queste. Buonissimo. Condividere, please. Buonissimo. Bellissimo. Delizioso. E che vista. Wow! Ma la meraviglia, la meraviglia, oddio, è troppo dolce, adoro, adoro profondamente. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Ho un fioretto per questo 2024 che è quello di sciare. Nuotare. E quindi questa piscina ora mi tenta. Direi che cade per. Che meraviglia. Oh, fashions, spiegaci un po' che trucco ci fai oggi. Guarda, io posso spiegare ben poco. Vabbè, prova. Illuminaci di mezzo. Innanzitutto vediamo ancora se mi ricordo come si fa, perché dopo 20 giorni in Thailandia make up free... Puoi non parlare con... Ho fatto un trucco mezzaluna, cioè ho tirato, vedi, da dietro, ho tirato su... Facci vedere, aspetta. Bello, vai, ci sono. Ho tirato su, poi ho chiuso, poi ho messo un po', viene questo effetto. Hai fatto un arco a tutto sesto? No. Vabbè. E poi si chiude sempre col mascara, perché va sempre bene. Ma oggi la chicca è il cerchietto. Chicca. Sembra tipo la cosa della regina. Comunque volevo far notare
che oramai da quando mi sto impegnando con la mia skincare Questo è tutto di Jimmy. ho più creme io della Fashion, se là dietro c'è un'altra. Cioè, questo è tutto il coso di Sì, Jimmy, questo è mio. Io non esatto. ho una crema viso, tipo ad esempio, Tranquilla, te la presto devo io. Hai i portarla. trucchi. Io ancora Sì, io ho trucchi. ci devo fare uno step. Cena a buffet al ristorante Gargantua. Abbiamo preso un quadris di primi da assaggio, risotto alle castagne. Risotto alle Pappardella, cinghiale, funghi. Questo è cavolo rosso, cavolo Ecco. Cavolo nero, rosso, cavolo pane da nero. fermo e Questa è una minestra, pane da che poi viene fermo. messa in forno. E queste sono queste patate, se non Questi sbaglio. sono gnocchi di patate Gnocchi di con patate. formaggio. Yeah. Pazzesco! Vediamo un po'. Questa focaccia, che meraviglia. Un secondo di verdure che ricotta. Sulle piste c'è sta cosa, bisogna andare a svegliarsi presto. Almeno si sta andando a far colazione. Yeah! Ho rincoglionimento livello, c'ho un calice spina negli occhi. Madonna, chissà il buffet della colazione. Qui siamo al ristorante Gu, che è la parte un pochino più esclusiva, quindi c'è questo buffet un po' più ricercato, con anche la cucina a vista con lo chef. Meraviglioso. E il menù della colazione è alla carta. Quindi tu French toast, French io toast. ovviamente uova, Good scrambled morning. eggs. Hi guys. E poi la cosa pazzesca che tu puoi passare di qua e accedi al buffet dell'altro ristorante che è immenso, cioè lì c'è l'healthy corner, andiamo. Incredibile. Con tutte le cose senza glutine, senza lattosio. Altro che correre, ragazzi, perché poi passa dall'altra parte. Cioè, mi hanno detto che posso fare tutti i giri del mondo. Io faccio cardio mattutino. Ecco, la differenza è che qua i vari piatti, le varie uova sono servite a buffet, invece di là te le fanno su ordinazione. Ragazzi, ho fatto il giro del mondo, cioè praticamente ho fatto 10.000 passi solo a girare la colazione, basta. Direi che ora posso mangiare. Incredibile, pazzesco. E colazione Jimmy French Toast. Oggi hai fatto dolce, dolce, Questo French toast è bellissimo. bellissimo. Io omelette. Sicuramente. Sullo snowboard, ginocchiere, polsiere, gomitiere, tutto sono e sederiere. Per i calzini io faccio un mix tra un calzettone bello spesso, ma sotto ci metto questi qua che sono di cashmere. Mi tengono caldissimo e a volte uso solo questi. Buongiorno, pronta a partire per le piste.
Come vi dicevo, questo è il primo resort di Valtour sulla neve. Hanno voluto portare il concept di Valtour ad alta quota, significa che oltre a una meravigliosa struttura ricettiva, hanno voluto anche portare il concept dell'intrattenimento. Molto spesso nelle famiglie c'è sicuramente qualcuno che non scia sulla neve, dice no, non vengo perché mi annoio, non c'è nulla da fare, non voglio passare tutta la giornata dentro, chiuso. Invece qua vuoi passare la giornata dentro al chiuso, perché sono organizzate tantissime attività sportive e non, con tutto lo staff di intrattenimento, cosa che penso anche noi testeremo oggi, perché stiamo per uscire, io finalmente torno sullo snowboard, ma è nevicato tutta la notte, ma soprattutto non è tanto la neve che forse ha anche smesso la nebbia, quindi vediamo. Però ragazzi, siamo una cartolina, che meraviglia, bellissimo. Quindi ora scendiamo la ski room e affrontiamo questi metri e metri di neve e foschia. Yay! Yeah. Io con i miei 200 strati addosso. Come va il palleggiamento? Bene? Adesso siamo passati la fase scudo spaziale e borsa della scuola. Abbiamo lasciato il basket e siamo passati a Space Jam. Spettacolo, perché stamani la Silvietta sta facendo la lezione con Beppe. È spettacolare perché praticamente Beppe all'inizio gli ha fatto mettere in pratica delle basi del basket, che si sposano perfettamente con l'andare in snow. Fantastico, ed è la prima volta che io sento una spiegazione simile, e ti rende veramente l'idea, ti dà veramente dei riferimenti da mettere in pratica, e tanta roba. Quindi oggi si può dire che la Silvietta sta affinando veramente bene la tecnica, veramente veramente bene. Grande Beppe, grande, e grande Silvi. Giornata terminata, Beppe mi ha istruita, ora sono migliorata, dai. Poi vedrai il video dopo. Pazzesco. E soprattutto terminata sotto la neve. Io pensavo peggio, ma devo dire che andare sullo snowboard sulla neve fresca è molto molto divertente. Ora sta continuando a nevicare e c'è questo panorama meraviglioso, cioè super super natalizio. Ora vedremo domani, però intanto oggi ce la siamo goduta, viviamo un giorno alla volta. Che spettacolo, che bello. Bellissimo questo ambiente. Meraviglia, hanno acceso il fireplace. Iniziamo questa cena un po' gourmet con questo amuse-bouche, pane di segale, zucca e un formaggio tipico con polvere di olive. Wow! Non troppo tipico, invece Jimmy è andato un po' più sul... Poi secondo... E trota salmonata! Ho fatto un menù di pesce, ma di fiume. Il fiume, bravo. Sì. Passiamo di qua. Io rimango molto fedele alla cacciagione. No, non è cacciagione questo. Questa è una guancia di vitello. Non c'entra nulla la cacciagione. La cara, un po' laccatina. Io e te due mondi. Cucinata? 10.000 ore. 25 ore. È arrivato carnevale stasera al cabaret dei dolci. È una cosa impensabile. C'è di tutto. Di tutto. C'è un cabaret infinito. Allora, qui c'è una gaming room, cioè una stanza con due stazioni di Xbox, due PlayStation e un simulatore Ferrari. Ci siamo messi a giocare al gioco di macchine. Cioè, tantissima macchina. Vuoi dire che... Niente, io arrivo ultimo, lei prima. Incredibile. Incredibile. Anni di Need for Speed, raga, anni di Need for Speed, cioè, questo è nulla.
Credo domani avrò un dolore. No, no, sono sicuro, non so se tutto bene. Tra ieri e oggi è scesa e sta continuando a scendere tantissima neve. Io non vedevo così tanta neve da anni, veramente incredibile, un paesaggio magico. Solo che bella la neve fresca per sciare, però c'è veramente pochissima visibilità, cioè da qui non si vede la montagna qua davanti. Quindi per oggi abbiamo deciso di non andare sulle piste e quindi siamo rimasti in struttura. Quindi ho trascinato stamattina Jimmy a una lezione di Pilates dicendogli che era semplice stretching. Ha finito dicendo: io domani non cammino, io I'm sorry. e ora mi sono messa qua a editare e lavorare. È arrivato anche Jimmy, che in realtà è andato a fare un giro in centro a Cervinia. Io ho detto: senti, nevica, ma perché io devo uscire dal calduccio e andare al freddo? Io non l'ho capito. Quindi ora stiamo finendo di editare il vlog che avrete già visto, quello del suo compleanno, dei suoi 10.000 festeggiamenti. Non ne parliamo più, grazie, arrivederci, è andata. Cheers. E, esatto, e poi lo passeremo qua tra tutte le attività sportive, andiamo a nuotare, mia passione nuova, ritrovata, mai avuta, non lo so, insomma. Passeremo la giornata qui, con queste winter vibes. Saremmo dovuti partire, ma vista la giornata off di ieri, la recuperiamo oggi e guardate che meraviglia, si sta aprendo anche il cielo, si vedono le vette, c'è un bel po' di neve fresca. Le maschere da bel tempo. Oh, che bravo, non una masca da bel tempo. Sì, wow. Io voglio essere scaramantico, secondo me è molto bello. E ora stiamo aspettando la navetta, che in teoria c'è anche un nastro trasportatore, che è tipo un nastro tapirulan, e che ti porta da dietro l'hotel a un primo impianto, però al momento è chiuso date le super nevicate di questi giorni. E let's go, giornata soliste! Senza neve, senza disagi, quelle giornate che piacciono a me. Com'è allora questo Cervinia? Bello. Oggi abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere le montagne, cosa che l'altro giorno non saranno viste. Stavo appena dicendo che tanta roba aver visto anche i cervini. Sì, ora, sì. Ora stiamo finendo, no, abbiamo finito di pranzare e facciamo l'ultima discesa e torniamo a casa. Sono super super contenta. Sono tornato.
bisogna tornare, sì, no, ma sono veramente super contenta di avervi fatto vedere questo nuovissimo resort di Valtour. Bellissimo. Perché noi in realtà l'abbiamo scoperto, l'abbiamo conosciuto tantissimi anni fa. Noi abbiamo visto un po' crescere, esatto. È stato bello anche questo per questo è il quarto anno che viaggiamo con Valtour e 3 anni fa, se non sbaglio, ci avevano già iniziato a far vedere i primi render. Delle nostre passioni, tra cui anche lo sci e lo snow. Ci hanno fatto vedere i primi render, ci hanno raccontato la loro scommessa, perché comunque per Valtour è totalmente una ragazzi, scommessa. Ragazzi, come andiamo? Benissimo, grazie. Grazie a voi sempre. Grazie. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie. Porto via sto piatto, sì. Pulisco un po' il tavolo. Per Valtour è stata proprio una scommessa in quanto primo resort sulla neve, quindi portare il loro format quassù a alta quota con totalmente un altro bella mood sfida. Delle persone. So quanto si sono impegnati in tutto questo, è un po' strano come si sono... So quanto si sono impegnati in tutto questo progetto e sono sinceramente fiera, no? Sì, di averlo, sì, è vero. Di averlo vissuto, visto e averlo crescere, fatto conoscere. Averlo visto crescere e averlo vissuto. E quindi noi ora finiamo questo caffè e facciamo l'ultima discesa, torniamo a casa. Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. L'ultima cosa, l'ultima discesa. Discesa. Beh, per forza. Ovvio. Cosa volevi mettere ultima? Quindi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Questo lo dico sempre io. Niente. Raga, gustatevi sto video? No, l'hanno già visto. Ciao raga. meno male tu sei quello che fa le chiusure. Ed è, me l'hai rubata. Ciao ciao.